Buongiorno a tutti. Ieri, come insomma molti di voi sanno, si sono giocate le semifinali di Europa League e Conference League, le partite d'andata. E così è stata l'occasione per me di vedere finalmente per la prima volta questo famoso Bayer Leverkusen, fresco vincitore della Bundesliga. E con una striscia di imbattibilità veramente incredibile. Credo che con la vittoria di ieri siano arrivati a 45 risultati utili consecutivi, di cui 39 vittorie. L'impressione è che insomma, la squadra sia riuscita in questa grande impresa. Ieri, tra l'altro, ha vinto 2-0 all'Olimpico contro la Roma, quindi ha praticamente ipotecato la finale di Europa League. E la squadra, appunto, sia il frutto del lavoro dell'allenatore di Xabi Alonso, che ha trasformato una squadra assolutamente normale, priva di fuoriclasse, priva di grandi campioni, in una squadra che punta tutto sull'organizzazione di gioco e diciamo, e sulla collaborazione tra i giocatori stessi. Anche ieri abbiamo visto una partita molto ordinata, molto insomma, normale, nessuno spettacolo particolare, nessuna squadra ultra offensiva, ma 11 giocatori organizzatissimi. Ognuno dei quali sapeva cosa fare, dove stare in campo e quali erano i suoi, diciamo, qual era il suo lavoro, il proprio lavoro da fare in campo. E come abbiamo visto, apparentemente la Roma non ha quasi mai tirato in porta, ha scheggiato una traversa con Lukaku, dopodiché il portiere tedesco è stato praticamente inoperoso. Quindi anche quello che abbiamo visto ieri sera dimostra e soprattutto diciamo, smentisce la teoria dei tanti sostenitori di Allegri che dicono che l'allenatore non conta perché sono i giocatori che scendono in campo. Non è vero assolutamente e questo Bayer Leverkusen lo ha dimostrato sia tutto l'anno sia appunto ieri sera contro la Roma. Si parla tanto, si straparla tanto del valore dei giocatori della Juventus, parlando di rosa scarsa, di giocatori non all'altezza, ma se mettiamo a confronto la rosa della Juventus con quella del Bayer Leverkusen, vediamo che i bianconeri sono nettamente superiori. Ripeto, il Bayer Leverkusen non ha assolutamente fuori classe, ha soltanto una serie di buoni giocatori che messi nelle giuste condizioni riescono a dare il massimo senza appunto strafare o mettersi in evidenza per colpi di classe, chissà di quali difficoltà. Tutto dipende dall'organizzazione di gioco e dalla gestione che Xabi Alonso ha avuto e ha ancora della squadra, tra l'altro una squadra nata dopo una serie di cessioni importantissime di giocatori venduti a 30, 40, 50 milioni di euro e ricostruita praticamente da zero. Bayer Leverkusen non è altro che la dimostrazione di quanto il contributo dell'allenatore sia importante, soprattutto proprio quando non si ha una squadra in cui ci sono delle prime donne, insomma, dei fuoriclasse. È una squadra compatta, una squadra che si muove in sintonia. Quando attaccavano, attaccavano in tanti, quando difendevano, difendevano in tanti. Per certi versi mi ricorda il Liverpool degli anni 80, quello che ha vinto diverse coppe dei campioni e che l'ha persa ai rigori con la Juventus. Una squadra organizzatissima e che si muoveva in campo in maniera proprio omogenea e compatta. E il Bayer Leverkusen segue quella strada. I giocatori vengono messi nelle condizioni ideali per sfruttare le proprie caratteristiche, quindi non c'è nessuno che gioca fuori ruolo, non c'è
un Chiesa che gioca terzino o un Weah che gioca difensore, insomma. Xabi Alonso utilizza i giocatori e li valorizza soprattutto per le loro caratteristiche personali e non per la sua visione di gioco o per la sua ideologia tattica. E, ripeto, non ho visto personalmente una squadra così forte, così entusiasmante, tale da da giustificarne i record e la vittoria della Bundesliga. Il Bayern Monaco, per esempio, singolarmente è nettamente superiore, eppure in questo caso la straordinaria organizzazione di gioco che l'allenatore ha dato alla sua squadra ha fatto la differenza. Ed è ciò che manca assolutamente alla Juventus, ciò che è mancata alla Juventus in questi ultimi 3 anni, che è stata totalmente abbandonata e soprattutto è stata costretta a sottostare al fanatismo di un allenatore che non accetta le proprie responsabilità e non capisce quanto sia importante mettere i giocatori nelle condizioni giuste per rendere al meglio. Non so se siete d'accordo con me, se anche voi avete visto la partita di ieri sera. Aspetto in caso i vostri commenti e vi rimando ai prossimi video dedicati alla Juventus. Buona giornata e alla prossima!